Sta andando abbastanza bene, andiamo prendendo confidenza sia con la macchina e sia anche con il percorso. Essendo il mio primo rally, diciamo che siamo soddisfatti. Grazie, anche da te due belle parole. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, diciamo che c'è stata qualche piccola sbavatura sulla prima prova, ma l'inesperienza abbiamo peccato tantissimo, perché essendo il suo primo rally, però sta dimostrando quanto vale. Già dalla seconda prova in poi ha preso confidenza con la macchina e sta prendendo le misure delle strade, quindi speriamo bene, perché manca l'ultima prova e comunque vada, sarà sempre un successo per noi. Oddio, sono tantissimi, mi devo preoccupare, è un'invasione. Non vogliono menarlo, ma è soltanto perché è la prima gara. Lasciatemelo intervistare un attimo, datemi questo piacere. È la prima volta per te in macchina? Anche per me al microfono. Facciamo fare qualche foto. Mettiamolo qui, dai, visto che è la prima volta. Facciamo un applauso a sto ragazzo. Mi suggeriscono che il naviga compensa con l'età del giovane pilota, giusto? Sì, l'età sua della... Bravo Melo! Comunque volevo fare complimenti a questo ragazzo, che ha dimostrato quanto vale. Nonostante ciò la sua giovane età, ha dimostrato di avere un bel piede e gestire una gara che non è abbastanza facile sulla Rally 4. Devo fare veramente complimenti e ringraziarlo per avermi dato la fiducia di stare accanto a un ragazzo prodigioso. Sicuramente ha vinto anche la classifica dei fans più affettuosi, perché, grazie ragazzi, e voi dalla Sicilia ci portate sempre un pezzettino di cuore mio. Lui è il manager, cambialo subito, cambialo, mi avete anche fatto una doccia, eccolo, è tornato quello ufficiale, spero di essere stato all'altezza per questi 5 minuti. Molto più bravo di me, e soprattutto ti sei preso una doccia di spumante al mio posto, perché devo tornare in Toscana. Se poi mi fermano è un problema dopo dirgli che non ho bevuto, capito? Ragazzi, bello, complimenti, bravi. A foto ci siamo. A foto. A foto. A foto. Io intanto cerco la numero 55. Sì. No, io non sapevo se aveva già parlato o no. Bravo! Ha le bottiglie, ragazzi, che vettura numero 55 che arriva adesso. Primi di classe, 35esimi assoluti per Giuseppe Oyer.